dell'Open Gov Week 2022. L'obiettivo dell'Open Gov Week è quello di condividere idee e progetti iniziative per trasformare il modo in cui i governi rispondono alle esigenze dei cittadini, e per questo motivo abbiamo pensato di proporvi questo webinar come sperimentare i percorsi pilota di governo aperto, un'esperienza che il Dipartimento della Funzione Pubblica sta portando avanti con il supporto del Formez, con il progetto Open Gov, metodi e strumenti dell'amministrazione aperta. Io vi ringrazio per la vostra attenzione in questo pomeriggio di una settimana che è stata molto intensa di eventi per le persone interessate a queste tematiche. Quindi speriamo di riuscire a interessarvi anche con questo intervento. Io farò la breve, io sono Sabrina Manano, lavoro per Formez PA e farò la breve introduzione di questo evento, per lasciare poi la parola a Elisa Barba Giovanni Gasparo del Dipartimento della Funzione Pubblica, che è la responsabile di questa attività per il Dipartimento della Funzione Pubblica. Successivamente riprenderò io la parola per raccontarvi invece le azioni attraverso le quali stiamo portando avanti queste esperienze dei progetti pilota. Interverrà poi Sabrina Franceschini della Regione Emilia-Romagna per raccontare la loro esperienza di implementazione del progetto pilota. Ci sarà poi un intervento di Francesco Mulinari, che dà invece un punto di vista esterno ai progetti pilota, su come i progetti pilota possono contribuire all'innovazione pubblica. E in conclusione ci sarà la conclusione di Elisa, che tirerà le somme delle esperienze fatte e ci darà una prospettiva su quelle che sono le idee di come proseguire con questa esperienza. Quindi darei subito la parola ad Elisa e vi auguro un buon webinar. Grazie mille Sabrina, anch'io saluto tutti, ringrazio tutti per essersi iscritti e per partecipato. Sono Elisa Barba Giovanni Gasparo, come ha detto poc'anzi Sabrina, lavoro al Dipartimento della Funzione Pubblica e in questi ultimi mesi ho cercato di portare avanti insieme a Formez, Sabrina, ma anche a tanti altri collaboratori, questi progetti pilota di governo aperto. E ci tenevamo, abbiamo pensato fosse interessante potervi presentare, potervi raccontare le esperienze che hanno fatto alcune pubbliche amministrazioni che si sono messe in gioco, hanno deciso di sperimentare dei principi di governo aperto che, diciamo, possono sembrare teorici, ma che poi applicati a dei processi strategici di una pubblica amministrazione possono trovare veramente concretezza e dalle parole dei prossimi relatori capirete anche perché. Prima però condivido le mie slide, ditemi se le vedete correttamente. Sì, tutto Credo a posto. Sì. Ok, mi consentirete una piccola contestualizzazione, perché siamo nella settimana dell'Open Gov Week edizione 2022 ed è giusto anche parlare di governo aperto. Molti di voi sicuramente lo sapranno, il governo aperto si basa su dei principi originali, che sono essenzialmente quelli che vedete in slide: la trasparenza, la partecipazione e la collaborazione. In questo approccio, in questo modo di fare, dovrebbe essere un modo di fare che dovrebbe accompagnare le pubbliche amministrazioni, ci sono alcune politiche internazionali. A sinistra vedete il logo OGP, Open Government Partnership, o anche l'OCSE, che ci accompagnano e ci aiutano a tradurre questi principi in governi che siano veramente più aperti e possano produrre delle politiche che siano più vicine ai bisogni dell'utente finale. Il modello OGP, quindi della partnership, si basa in particolare sull'idea che la società civile e il governo possano co-creare e attuare dei piani di azione concreti biennali, che possano essere anche valutati da un organismo indipendente di valutazione, mentre l'obiettivo OCSE è quello invece di definire delle politiche che possano promuovere i principi, quali ad esempio la prosperità, l'uguaglianza, e il benessere, comunque del tutto coerenti con le politiche di governo aperto.
L'approccio italiano, che vedete rappresentato un po' con l'iniziativa Italia Open Gov qui nella slide, nasce da una partecipazione alla partnership OGP che è venuta circa 10 anni fa, quindi è una storia che comunque non è recente. Ed è questa partecipazione è portata avanti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal mio ufficio, che è l'Ufficio dell'Innovazione Amministrativa, lo Sviluppo delle Competenze e la Comunicazione. Questo ruolo comporta però diciamo, delle attività non indifferenti, comporta un impegno a promuovere e attuare questi principi di governo aperto anche a livello nazionale, anche a livello locale e comporta anche la definizione dei piani nazionali e biennali che citavo poco fa. Non posso non dire che per esempio ne sono stati fatti 5, per chi non lo sapesse può andarlo a vedere nel sito dedicato all'iniziativa che è open.gov.it, e l'ultimo, il quinto piano nazionale d'azione, ha preso il via marzo scorso ed è stato un risultato di un gruppo di lavoro che in questi mesi è riuscito a coprodurre delle, diciamo, delle strategie e a trasformarle da delle strategie a degli impegni concreti che poi devono essere portati avanti. E questo gruppo di lavoro non è un gruppo di lavoro fatto solo dalla pubblica amministrazione, perché la forza del governo aperto è riuscire a mettere insieme un gruppo di lavoro che sia composto da rappresentanti della pubblica amministrazione, ma anche da rappresentanti della società civile, che si sono messi in gioco in team di lavoro e hanno portato avanti diciamo, prima la progettazione, ma da marzo persino l'attuazione. Per maggiori informazioni su questo potete sempre fare riferimento al portale che citavo poco fa. Quindi in questo contesto così complesso non possiamo non considerare che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha un onere che è quello di agire come facilitatore nei rapporti di lavoro all'interno dell'Open Gov. Per esempio una attività molto importante è stata quella di portare avanti e animare la community di OGP Italia, che è composta da quelle stesse persone che poi in qualche modo sono riuscite ad ottenere questo piano strategico e a portarlo avanti in seno all'attuazione. E non possiamo ignorare che la pubblica amministrazione si trova in un insieme in cui gli utenti, che siano sia essi stessi che siano interni alla pubblica amministrazione ma che siano esterni, sono sia produttori ma anche consumatori di informazioni e insieme alla pubblica amministrazione riescono a formare delle reti abbastanza complesse, sono reti di interazione che devono essere in qualche modo facilitate, gestite. Queste interdipendenze indicano una necessità di una visione che sia a più lungo termine di un piano biennale ed è questa forse la motivazione che ha spinto chi ha ideato, chi ha co-costruito il piano nazionale d'azione a produrre come risultato di questo piano biennale la futura strategia di governo aperto basandosi su quattro importanti aree d'azione. Se le guardate in slide, queste sono le quattro aree d'azione sulle quali si basa il quinto piano nazionale d'azione per il governo aperto. Sono delle aree molto importanti sulle quali in ognuna di queste sono stati declinati degli impegni, delle azioni, delle attività che insomma, potete vedere nel dettaglio nel sito di Open Gov. La sperimentazione è uno degli elementi cardine attraverso cui l'innovazione amministrativa può sicuramente trovare una dimensione operativa, perché tutto quello che abbiamo raccontato fino ad oggi non si limiti ad essere un discorso teorico, ma deve diventare un metodo per applicare questi principi. E allora l'idea che c'è dietro è stata quella di realizzare un progetto che avesse, appunto il progetto che poco fa Sabrina citava, che si chiama Open Gov, metodi e strumenti per l'amministrazione aperta. Beh, l'idea dietro questo è stata quella da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, quindi ha promosso questo progetto e che poi è portato avanti dal Formez, però l'idea era quella di avere delle strategie, quindi di livello nazionale, poco fa vi ho raccontato l'idea di una strategia nazionale di governo aperto, ma anche l'animazione della community, le partecipazioni e la coerenza con le strategie internazionali, ma che avesse anche un'area di sperimentazione che potesse in qualche modo appunto rendere concrete queste strategie e applicabili e potesse generare un valore collettivo, ma di questo ne parleremo in seguito.
Il progetto ha diverse linee di attività, quella diciamo, della quale diciamo, io sono responsabile, la terza, che è un'area a forte ispirazione tecnologica, perché permette di portare avanti l'evoluzione di piattaforme importanti, sempre sul tema del governo aperto. Non posso non citare la piattaforma Partecipa, che è la piattaforma nazionale per le consultazioni pubbliche, e i percorsi pilota di governo aperto, appunto, che siamo riusciti, diciamo, grazie al Formez, a portare avanti in questi mesi di lavoro. Sabrina, non mi addentro all'interno di come è strutturato un percorso pilota, perché lo farà nell'intervento dopo di me Sabrina, un anno del Formez, che avete già sentito. Dalle parole della testimonianza di Sabrina Franceschini, invece della Regione Emilia Romagna, sentiremo la esperienza della propria amministrazione nel intraprendere questo percorso pilota. E poi Francesco Molinari, abbiamo pensato fosse utile coinvolgere anche un esperto sul tema della partecipazione, della sperimentazione, che ci fornirà il punto di vista di un'amministrazione che vuole sperimentare. Io mi limito semplicemente a fornirvi una diciamo contestualizzazione, per cui vi dico che il progetto pilota il percorso pilota di governo aperto ha come obiettivo quello di fornire un supporto alle amministrazioni che intendono realizzare percorsi di open government. Probabilmente non tutte le amministrazioni hanno le stesse necessità, perché provengono anche da storie differenti. Ci sono amministrazioni molto forti sui temi, per esempio, della consultazione pubblica, della partecipazione. Mi viene da pensare proprio alla Regione Emilia-Romagna, che insomma ha una storia molto importante, quindi è abbastanza esperta su questi temi. Ci sono amministrazioni che devono essere accompagnate con un po' più di forza. In generale l'idea è quella di mettere a fattor comune tutte queste esperienze per poterne trarre, appunto, come dicevo prima, valore collettivo. Andando avanti, una brevissima panoramica: sono 12 percorsi pilota previsti, a maggio ne sono stati avviati 6. Come vedete, la distribuzione in questo momento è abbastanza distribuita nel territorio nazionale. Ci sono amministrazioni centrali, il Ministero della Transizione Ecologica, ci sono regioni, quali la Regione Siciliana, Puglia e Emilia Romagna, ci sono città metropolitane, come la città metropolitana di Roma e quella di Cagliari. E come vedete dalla slide successiva, il livello amministrativo è abbastanza sbilanciato sulle regioni e sulle città metropolitane, quindi tenderemo, diciamo, nel futuro magari ad accogliere, nell'ottica di accogliere quante più esperienze possibili, tenderemo ad avere anche altre tipologie di amministrazioni che si mettono in gioco per poter sperimentare, per poter creare kit e strumenti da mettere a riutilizzo. Come argomenti più richiesti, nulla di nuovo, chiedono appunto, tutti quanti chiedono un ambiente digitale protetto per sperimentare, un accompagnamento, perché no, metodologico, con diciamo intensità diverse a seconda appunto della tipologia di amministrazione, la possibilità di un'animazione di comunità di lavoro che possano co-costruire, e dei piani di formazione specifici sia sulla tecnologia, quindi magari amministrazioni ci hanno chiesto di sperimentare, di creare la propria stanza di partecipa, e sulla metodologia proprio di governo aperto, quindi per esempio sulla creazione e l'animazione del proprio forum per la co-creazione di una strategia. Detto ciò, non voglio andare avanti, perché voglio dare la parola subito a Sabrina a Sabrina Odano del Formez, che ci spiegherà ancora un po' più nel dettaglio come, diciamo, sono stati portati avanti questi progetti pilota, cosa è previsto all'interno di questi progetti pilota, e quindi do la parola a lei. Vai Sabrina. Grazie, grazie Elisa. Interrompo io la tua condivisione. Ok. Ok, spero che la vediate correttamente. Tutto bene, Sabrina. Perfetto. Adesso, se riesco anche a far scorrere le slide, è meglio. Bene, quindi come ha detto Elisa, io vi racconterò il dettaglio di quali sono le azioni che abbiamo portato avanti attraverso i progetti pilota. I progetti pilota sono delle azioni coprogettate con le amministrazioni che hanno manifestato il loro interesse ad aderire a questo progetto, hanno presentato il tema di interesse nell'ambito dell'open government, per cui erano interessati ad aderire a questo progetto, e il passaggio successivo è stato quello di progettare assieme
le attività per raggiungere gli obiettivi che ci si era proposti. Come ha detto Elisa, i progetti pilota nell'intero progetto saranno 12, che possono coprire le diverse tematiche, diversi aspetti specifici sul tema dell'open government. Quelli che stiamo portando avanti adesso, i 6 progetti in corso, sono tutti fortemente orientati sul tema della partecipazione. Quindi siamo riusciti anche a individuare delle azioni che sono comuni, che sono ricorrenti nei diversi progetti pilota e che ci danno la possibilità di sperimentare una stessa tematica, come può essere ad esempio la configurazione della piattaforma di partecipazione con modalità diverse a seconda del contesto, del diverso contesto di riferimento. Quindi ad esempio abbiamo tre macro linee di attività, che sono il supporto alla realizzazione della piattaforma di partecipazione, un'attività di formazione e un'attività di sperimentazione e competenze per la partecipazione, che nei diversi progetti pilota vengono portati avanti con diverse modalità. Per quanto riguarda la piattaforma di partecipazione, ad esempio, ci sono situazioni in cui le amministrazioni hanno già una propria piattaforma e quindi il nostro contributo sta proprio nella parte di configurazione, dare supporto alla configurazione, analizzare le diverse funzionalità a disposizione. Per quanto riguarda la piattaforma di partecipazione, un elemento comune a tutti questi progetti pilota è che la piattaforma in uso è Decidim. Decidim è la stessa piattaforma che è utilizzata per la piattaforma di partecipazione del governo, la piattaforma Partecipa, che risponde all'indirizzo partecipa.gov.it. In questa settimana c'è stato proprio un webinar dedicato a questo argomento, martedì scorso, e se doveste essere interessati anche a questo tema, insomma, c'è un approfondimento specifico su questo aspetto. Quindi abbiamo situazioni diverse, abbiamo amministrazioni che avevano la piattaforma, altre che avevano necessità di acquisirla, altre che volevano valutare sull'opportunità di acquisirla. Il lavorare in questi contesti diversi ci ha dato anche la possibilità di sperimentare veramente punti di vista diversi e confrontare anche modalità diverse di approccio ai problemi. L'approccio complessivo al progetto pilota, ovviamente, il progetto pilota non è un'attività di supporto esterno, è un'attività di accompagnamento che vuole trasferire all'interno dell'amministrazione le competenze per portare avanti in autonomia, per portare avanti, per migliorare, per evolvere i propri processi di open government. Quindi necessariamente agli strumenti tecnologici abbiamo progettato assieme alle amministrazioni di portare avanti dei processi delle attività di formazione e di sperimentazione, in questo caso di competenze per la partecipazione. Quindi un forte utilizzo delle attività laboratoriali che servono sia per individuare e trasmettere competenze, ma anche individuare soluzioni pratiche per risolvere problemi che in quel determinato momento l'amministrazione si trova a problemi, sfide che l'amministrazione si trova ad affrontare. Tutto questo, la parte importante di questo lavoro, secondo me, è proprio l'attività di confronto, di modellizzazione, ci consente veramente di mettere a sistema e di modellizzare certi tipi di interventi, ma anche di strumenti che poi verranno rilasciati al termine del progetto o in itinere. E questo è proprio il valore di questa sperimentazione. Elaborare tutta una serie di prodotti che poi potranno essere messi in riuso, non soltanto prodotti tecnologici, ma anche prodotti output che possono essere metodi e strumenti che possono essere riadattati, riutilizzati in contesti simili e soprattutto evoluti. L'obiettivo è anche quello di creare una comunità di soggetti che girano, rafforzare, perché esiste già la comunità di soggetti che ruotano attorno a queste tematiche, e favorire lo scambio di esperienze su questi temi.
Vi racconto un po' nel dettaglio le attività per quanto riguarda la piattaforma di partecipazione, partendo da situazioni differenti, come vi ho accennato. In alcuni casi l'adozione della piattaforma di partecipazione Desidim era già stata fatta dall'amministrazione, quindi l'amministrazione ha già in gestione una piattaforma. In altri casi invece abbiamo dato supporto proprio nella fase di installazione e configurazione. E questo ha dato l'opportunità di analizzare, di costruire anche un modello su quali sono i passi, quali sono le esigenze che l'amministrazione, i requisiti non soltanto software e hardware, ma anche i requisiti in quanto in termini di competenze professionali necessari per gestire una piattaforma di questo tipo, che non si esaurisce negli assetti tecnologici, ma integra appunto le diverse competenze molto specifiche, tecniche, ma anche competenze che sono un mix tra il tecnologico e il metodologico nel momento in cui devi andare a individuare gli strumenti più adatti per una determinata attività. E l'output di questa attività sarà sicuramente la definizione delle modalità di acquisizione della piattaforma Desidim, quindi di che cosa ha bisogno un'amministrazione che decide di adottare Desidim, ma anche l'individuazione parallelamente viene portata avanti sulla piattaforma Partecipa, che è gestita all'interno di questo progetto, anche un'attività di sviluppo che viene alimentata anche sulla base dell'esperienza maturata, dei requisiti individuati durante queste attività per quanto riguarda quello che dovrebbe fare, quello che dovrebbe poter fare un'applicazione di questo tipo. L'attività principale di questo progetto non è lo sviluppo, quindi è la raccolta di requisiti, che in parte potremmo portare avanti, potremmo inserire noi, ma l'obiettivo è quello di allargare la comunità degli sviluppatori e degli utilizzatori, perché diventa veramente una comunità che contribuisce anche allo sviluppo di queste piattaforme. Sappiamo tutti che Desidim è una piattaforma open source, ma una piattaforma open source non significa che non sia oneroso acquisirla, gestirla e svilupparci sopra. Quindi se lo fa una comunità di amministrazioni che hanno degli interessi comuni, è più facile lavorare in maniera collaborativa per raggiungere il risultato complessivo desiderato. L'altra attività core, diciamo, di questi progetti pilota è l'attività di formazione. Dal confronto con le amministrazioni abbiamo rilevato che alla fine le tipologie di intervento formativo che più adatte ad affrontare queste tematiche erano tre. Abbiamo individuato dei nuclei di destinatari che vanno da un nucleo più ristretto a nucleo più ampio. I destinatari di queste attività sono prevalentemente, come ho già detto, i funzionari, coloro che lavorano all'interno dell'amministrazione e che alla fine di questo progetto dovranno essere in grado di portare avanti le attività sulla base dell'esperienza maturata anche grazie a questo progetto pilota. Quindi ci sono sono in corso di realizzazione dei cicli di seminari tematici sul tema della partecipazione in logica di governo aperto. È stata un'esigenza proprio rilevata in tutte le amministrazioni per creare un substrato omogeneo di conoscenze su quali puoi lavorare per i passi successivi, per attività ad esempio più specifiche come le attività laboratoriali che hanno portato alla realizzazione di percorsi integrati per la realizzazione dei processi partecipativi. Quindi una volta realizzata l'attività, diciamo, di formazione che ha messo un po' tutti nelle condizioni di poter condividere un linguaggio, principi base, è stata fatta un'attività più pratica di realizzazione di un progetto, di un percorso integrato che ha l'obiettivo di progettare, realizzare e comunicare un processo partecipativo che viene realizzato appunto nell'ambito di questi progetti pilota. Un'altra attività formativa invece è a spettro più ampio,
è destinata a non soltanto ai funzionari dell'amministrazione che ha aderito, ma può essere ancora più ampia. Anche le altre attività formative non si sono limitate, ve lo racconterò più tardi, soltanto all'amministrazione destinataria, ma per una serie di motivi, perché l'amministrazione interagisce con altri livelli, è stato... non dico è stato necessario, è stato opportuno, è stato abbiamo ritenuto utile coinvolgere in queste attività anche gli altri soggetti che assieme all'amministrazione si occupano di queste attività in direzione di governo aperto. Quindi la formazione che è stata realizzata finora è articolata in questo modo, e anche queste attività formative hanno degli output che in parte sono già rilasciati, in parte verranno rilasciati per il riuso e saranno a disposizione di chi comunque è interessato a questa tematica, non ha avuto la possibilità per vari motivi di aderire a progetti pilota, però sono attività che sono state, sono materiali che sono stati sviluppati con il lavoro collaborativo, con il confronto fra diverse esperienze e che quindi vale la pena condividere anche all'esterno. Un'altra attività è proprio la sperimentazione delle competenze per la partecipazione. In questa linea di attività l'obiettivo è stato quello di individuare quali sono le competenze necessarie per supportare i diversi processi partecipativi. Quindi è un po' trasversale rispetto alle altre due attività, perché qua ad esempio è stata fatta una mappatura delle competenze necessarie, quello di cui parlavo prima, sia competenze tecniche che di tipo metodologico per la realizzazione di processi partecipativi sulla piattaforma del SIDIM o comunque in qualsiasi altro contesto in cui si decidesse di realizzare un processo di questo tipo. Ovviamente poi un focus specifico è stato fatto sulla sperimentazione di Decidim, affrontando anche delle tematiche specifiche che fanno riferimento all'uso di quella piattaforma e implicano il trasferimento di competenze per l'uso di quella piattaforma specifica. Però cerchiamo sempre di astrarre e generalizzare, perché è un affiancamento sì all'adozione di questa piattaforma, ma potenzialmente ci sono delle caratteristiche, lo vedremo poi dopo vi farò una panoramica degli strumenti, dei tool che abbiamo sviluppato, che stiamo sviluppando, che comunque potranno essere utilizzati in parte anche per altri strumenti. Qua è una tabella un po' fitta all'obiettivo di dare un'idea di quali sono le attività portate avanti nelle diverse amministrazioni. L'obiettivo non era quello di scendere nel dettaglio di cosa è stato fatto in ciascun progetto pilota, anche se contiamo di raccontare le esperienze a conclusione dei progetti attualmente in corso. Sono iniziati in tempi diversi da un anno a questa parte, ma nessuno dei sei progetti è concluso. Quello con Regione Puglia è appena iniziato. Quando i progetti saranno conclusi, comunque pensiamo di raccontare tutta l'esperienza, quindi con anche un dettaglio sulle attività realizzate. Se potete dare un occhio, una visione d'insieme a questa tabella, secondo me la cosa interessante è vedere quali sono i destinatari delle attività. I destinatari primari, vi ho detto, sono le persone che all'interno dell'amministrazione portano avanti questi progetti, ma c'è anche tutta una serie di soggetti che lavorano con l'amministrazione. Per quanto riguarda, penso ad esempio alla città metropolitana di Cagliari, che ha pensato di coinvolgere anche rappresentanti degli ordini professionali e dei comuni e delle città metropolitane che collaborano, che hanno collaborato a specifici progetti che la città metropolitana sta portando avanti, così come sia la città metropolitana di Roma che il Ministero della Transizione Ecologica hanno coinvolto nelle loro attività le università che gli affiancano in altri aspetti relativi a questi progetti. Quindi insomma è un gruppo, è emersa proprio la necessità, ma l'opportunità di allargare questo gruppo di persone che possono contribuire
è ragionare sull'individuazione e sul miglioramento di questi metodi e strumenti che stiamo cercando di individuare e di diffondere poi. La parte delle attività che sono state realizzate come webinar, anche l'attività di formazione, l'attività purtroppo è stata completamente online. Abbiamo iniziato questo progetto un anno fa e quindi alla modalità prevalente di lavoro. L'attività formativa è stata, anche per quanto riguarda il webinar, è stata progettata in ogni singolo contesto. In alcuni contesti è stato deciso proprio di aprirla, di non limitarla al gruppo coinvolto nel progetto pilota, ma già a partire con un'apertura anche su destinatari più ampi. E sulla piattaforma EventiPA, dove avete avuto un modo di iscrivervi a questo evento, potete trovare con il link che ho riportato in questa slide tutti gli eventi, tutte le attività che rientrano nell'ambito del progetto, che fa anche altre cose, ma insomma per la maggior parte le attività sono quelle, le attività formative sono quelle realizzate all'interno dei progetti pilota, e qui trovate i materiali che sono stati prodotti per questi interventi formativi e anche le registrazioni. È una prima modalità di mettere a disposizione i prodotti che sono stati realizzati. In prospettiva, questa raccolta di materiali, di esperienze e di contenuti in generale sarà disponibile sul sito OpenGov. Il sito OpenGov è il sito del governo aperto in Italia, di supporto tra le altre cose a questo progetto, e quindi è il punto di atterraggio, il punto in cui contiamo di dare visibilità, mettere a disposizione e in riuso tutto ciò che verrà realizzato con i progetti pilota, ma anche con le altre attività in corso. Quindi quello che ci si aspetta di condividere sono esperienze, sono strumenti di lavoro, modelli e materiali utili per chi, per un'amministrazione che dovesse trovarsi sia ad iniziare un percorso di questo tipo, ma anche a completare un percorso già avviato, o anche, come diceva Isa, a affrontare a un livello diverso, con un punto di vista diverso, un progetto in cui si hanno già competenze ben definite. L'opportunità è sempre quella del confronto e dell'ampliare la community dei partecipanti, dei soggetti coinvolti su questi temi. Ciascuna di queste attività contribuisce alla realizzazione, all'obiettivo di contribuire quindi alla realizzazione di output che poi aiutano la realizzazione delle politiche di Open Government. Quindi un output sarà la configurazione, un kit di configurazione della piattaforma, l'arricchimento della rete, della community di pratica sulla partecipazione e sugli utilizzatori della piattaforma di partecipazione, diversi strumenti e toolkit, e anche un elenco delle competenze necessarie per portare avanti queste attività. Ma quello in cui crediamo molto è proprio nell'opportunità di generare occasioni di scambio di esperienze di partecipazione per poter cogliere tutti gli aspetti migliori da ciascuna esperienza. E creare, non dico un catalogo, ma comunque almeno una checklist, una lista dei punti di attenzione che devono essere presenti per chi si approccia ad affrontare progetti di questo tipo. C'è già molto in giro, ci sono le linee guida per la consultazione, ci sono già molti strumenti che le amministrazioni hanno sviluppato nel tempo, quindi anche mettere assieme, dare visibilità a tutto questo è un risultato di valore. Qua una breve sintesi degli strumenti a cui stiamo lavorando e che saranno disponibili, speriamo presto.
Per i quali ci aspettiamo, lavorando con questa modalità, che non saranno degli strumenti finiti, dei contenuti chiusi, ma che potranno essere, chi deciderà di adottarli proprio nell'ottica come del riuso, chi decide di adottarli comunque può contribuire a arricchirli, migliorarli, e rientrano nel ciclo del riuso continuamente arricchiti. Quindi questo è l'approccio che stiamo cercando di seguire e che comunque durante questa esperienza sta già dando dei buoni risultati. Quello che poi vi possiamo dire è che attraverso questi canali che presidiamo, che sono quelli di riferimento per il progetto OpenGov, comunque verranno progressivamente rilasciate i materiali prodotti, e contiamo anche di organizzare altre occasioni analoghe a questa per diffondere, per dare conto di come stanno andando avanti queste attività. Quindi questa era una veloce panoramica, ma spero che ci saranno altre occasioni per raccontarvi i risultati, più che altro i risultati di queste attività. Io ho finito con la mia carrellata, chiederei a Sabrina Franceschini invece di raccontarci la loro esperienza proprio come progetto pilota. Grazie. Grazie Sabrina, buon pomeriggio a tutte e tutti. Chiedo conferma che la mia presentazione sia in modalità presentazione. Sì, okay. È tutto a posto. Perfetto, grazie mille. Allora, io ho scelto di raccontarvi in questi 10 minuti la nostra esperienza usando una metafora sportiva che insomma si prestano sempre molto bene quando naturalmente si vuole, come in questo caso, raccontare un'esperienza che è tipicamente un gioco di squadra. Come ha detto Sabrina, anzi dico io, cioè generalmente queste iniziative del Dipartimento del Format magari mirano più a coinvolgere amministrazioni che su quel determinato progetto, su quel determinato, quella determinata policy, magari devono ancora partire. È stata invece, come dire, accolta la richiesta della Regione Emilia-Romagna, che, come è stato detto, sulla partecipazione, indubbiamente avendo una legge fin dal 2010 e realizzando tante attività, viene considerata sicuramente un'amministrazione tra le più esperte su questa tematica, ma noi siamo stati molto lieti invece, come dire, che questo affiancamento ci sia stato. Io appunto, oltre ad aver scelto, come dire, dal punto di vista delle immagini questa metafora, ho scelto anche, poi alla fine ci sarà anche il riferimento bibliografico, insomma, di queste espressioni che si usano appunto utilizzando la metafora del baseball per indicare dei fatti, diciamo. E in questo caso, appunto, la partita che si vince assieme, out of one's league, significa questo, che poi delle volte appunto ci si trova in difficoltà, bloccati perché mancano degli elementi, e devo dire che questo è quello che è successo anche a noi, perché, ripeto, è vero che facciamo tante cose, ma anche noi, per esempio, ci eravamo trovati a fare un percorso anche di co-design che ci aveva portato alla scelta di Decidim come piattaforma, ma nel momento in cui dovevamo, diciamo, passare all'azione e quindi installare la piattaforma, non eravamo in grado di farlo immediatamente. Quindi, per esempio, insomma, grazie al supporto di questo progetto, siamo riusciti a non dover procrastinare proprio l'installazione di Decidim. In generale, come dire, quindi qua ho anticipato un po' che cosa ci ha dato questa collaborazione, cose anche molto concrete, quindi come appunto poter avere un'installazione di Decidim in un momento in cui la nostra amministrazione era impegnata su altri fronti, avrebbe dovuto rinviare magari di qualche mese questa attività. Però più in generale, ovviamente, mi piace sottolineare quello che per noi è sempre il valore, diciamo, delle collaborazioni in generale, delle collaborazioni interistituzionali in questo caso particolare, perché non vogliamo essere, come dire, un'isola solitaria nel panorama italiano. In questo contesto si inserisce anche un protocollo d'intesa che abbiamo fatto di recente con la Regione Puglia, la Regione Toscana e AIP2. In questo caso sono certamente le altre regioni che hanno una legge sulla partecipazione, ma l'obiettivo che ci siamo dati in questa collaborazione è proprio di far sì che quelle che sono le esperienze che abbiamo fatto, sia attraverso la legge ma anche attraverso le attività che abbiamo realizzato in questi anni, possano diventare patrimonio comune, possano essere replicate in altre regioni o in altre amministrazioni. Quindi per noi, come dire, non è solo la logica del governo aperto, ma veramente la logica del lavorare nella pubblica amministrazione in modo assolutamente aperto, condiviso, insieme alle altre amministrazioni e insieme anche alla società civile. Adesso noi stiamo collaborando anche
nell'attuazione di alcune azioni del quinto NAP, e quello in particolare su cui la Regione Emilia Romagna ha assunto proprio l'impegno, la realizzazione di un hub nazionale, proprio perché anche da questo punto di vista dare dei confini alle cose che si fanno quando l'obiettivo è condividere le proprie esperienze, la propria conoscenza, è un qualcosa, soprattutto oggi, direi di anacronistico. E cosa c'è di riutilizzabile dalla nostra esperienza? Tutto quello che volete, nel senso che abbiamo prodotto naturalmente anche tanto, come dire, materiale direttamente riutilizzabile, ma in generale in questa logica appunto siamo sempre disponibili a raccontare quello che abbiamo fatto e a rendere appunto disponibili anche materiali che si possono veramente personalizzare e riutilizzare. Qual è stata la nostra prima base? La nostra prima base è proprio quella che vi dicevo, cioè l'utilizzo di DSIBIM con una personalizzazione che noi abbiamo chiamato partecipazioni, quindi oggi partecipazioni è la piattaforma che la Regione Emilia-Romagna usa per le proprie consultazioni. Noi venivamo da tanti anni di esperienza con altre piattaforme, oggi questa è quella che utilizziamo. Abbiamo già 4 consultazioni attive, ne arriverà a brevissimo una quinta. Questi sono i dati ad oggi, anzi a ieri, vedete, che, come dire, possono risultare a livello assoluto modesti, ma per il breve periodo da quando siamo online, che è appunto dal 14 febbraio, noi siamo anche contenti, anche perché vedete che il delta anche tra gli iscritti e poi in realtà il numero di viste e di visualizzazioni è molto alto, perché per esempio la scelta che abbiamo sempre fatto e che quasi tutti vedo su PCD comunque condividono è quello in realtà di rendere visibile e appunto trasparente, sempre nella logica di OpenGov, tutti i contenuti, di chiedere l'iscrizione, quindi l'accreditamento con SPID piuttosto che con la carta di identità elettronica, solo per interagire, quindi per dare dei feedback e quindi farsi riconoscere solo in questi casi. La nostra seconda base è stato sul versante della formazione, come è stato detto, una serie di seminari sul tema del governo aperto. Come diceva Sabrina, noi abbiamo deciso di allargare questi seminari, quindi non rivolgerli solo ai funzionari regionali, diciamo, ma allargarli a tutta la nostra comunità di pratiche partecipative, che a sua volta è certamente un soggetto che nasce per mettere in rete coloro che lavorano nel realizzare iniziative di partecipazione nelle pubbliche amministrazioni dell'Emilia Romagna, ma che di nuovo è un soggetto aperto sicuramente anche al contributo e al confronto anche con persone che non necessariamente lavorano in Emilia Romagna e non necessariamente lavorano dentro la pubblica amministrazione, magari lavorano in un'associazione o magari, come anche in altri vari processi che stiamo realizzando, sono magari facilitatori, cioè persone anche che in realtà offrono i propri servizi alle amministrazioni per supportarle. Però ecco, l'apertura da questo punto di vista è stata totale. Gli argomenti che abbiamo affrontato sono stati 3, quindi un primo seminario più di prospettiva proprio sul tema dell'open government in generale, un secondo più specifico sul tema proprio della partecipazione, diciamo, come momento di trasparenza, il terzo sul tema degli open data. La cosa interessante è che abbiamo avuto un crescendo di partecipazione, come vedete da questi numeri, e comunque ben 72 persone, diciamo, praticamente ci hanno seguito in tutto questo ciclo di webinar, tra l'altro, insomma, con una frequenza abbastanza, insomma, stringente, e quindi, insomma, lo riteniamo anche un ottimo risultato dal punto di vista numerico, diciamo così. La nostra terza base è stato il processo trasformazioni. Trasformazioni è il primo, diciamo, processo gestito direttamente dalla nostra area, cioè dallo staff che dentro la regione si occupa proprio di partecipazione, ed è il processo di coprogettazione del nostro piano formativo. Ci dice la legge, ma lo facciamo non solo perché ce lo dice la legge, che è importante per far crescere la cultura e la pratica della partecipazione, formare, quindi sviluppare le competenze negli operatori pubblici, lo facciamo normalmente con un programma annuale. Quest'anno, attraverso questo processo di coprogettazione, siamo passati invece a una prospettiva triennale che ci consente appunto di avere anche un respiro maggiore e pensiamo e speriamo anche appunto di affrontare meglio quelle che sono le esigenze dei nostri, diciamo così, beneficiari. Quindi questo processo è ancora in corso, sta alternando momenti di workshop, per ora anche nel nostro caso a distanza,
con momenti proprio di utilizzo direttamente della corredazione del programma, questa è la fase in cui siamo ora, direttamente sulla piattaforma, quindi su Desidim. L'ultimo workshop che abbiamo avuto tra l'altro l'altro giorno, abbiamo anche fatto questa sperimentazione, cioè di non usare per il lavoro diciamo di gruppo magari Miro piuttosto che Mural, ma di far lavorare le persone proprio direttamente utilizzando la piattaforma, quindi Desidim, per redare queste proposte. Devo dire che insomma è andata bene, e questo insomma ci dimostra che Desidim è sicuramente un software insomma che si presta molto bene per tutte quelle che sono le diverse attività che si svolgono quando si fa un processo partecipativo. E infatti ecco, questo processo ci sta dando anche proprio l'opportunità di sperimentare quello che è un toolkit anche che noi abbiamo costruito, che è, come dicevo prima, tutto materiale riutilizzabile, e cioè tutta una serie di strumenti che noi avevamo già in passato, ma che abbiamo rivisto grazie proprio anche al supporto comunque del Formez e con gli esperti del Formez, che non finiremo mai di ringraziare, perché abbiamo e stiamo lavorando molto bene anche dal punto di vista proprio relazionale, quindi è sempre molto importante poter lavorare anche in modo piacevole, potersi anche divertire, e sta succedendo, oltre ai risultati concreti. E quindi questo toolkit significa che noi abbiamo, non so, una scheda che serve per definire gli elementi del processo, una serie di checklist che servono per vedere anche in corso d'opera se, come dire, non ci si stanno perdendo dei pezzi per strada. Quindi una serie di strumenti che, come dico, abbiamo rivisto rispetto a quelli che avevamo in passato, finalizzandoli proprio anche all'utilizzo della piattaforma, e che sono insomma a disposizione di chi è interessato eventualmente a riutilizzarli. La nostra quarta base è quella su cui stiamo lavorando in questo momento e che sta partendo, diciamo, in questo momento, che è il famoso percorso integrato. Il percorso integrato è un double feeder, perché ha proprio due obiettivi, cioè da un lato sicuramente un obiettivo formativo, ma dall'altro l'obiettivo è quello di andare a coprogettare un percorso di partecipazione. Questo percorso integrato sarà su una policy ombrello, che è la policy agenda 2030, e ho sottolineato questo aspetto perché per noi sarà anche un po' un cavallo di Troia, perché è un modo veramente per andare a far conoscere in modo assolutamente trasversale all'interno della nostra amministrazione i nuovi strumenti che abbiamo a disposizione, quindi la piattaforma, ma anche appunto per fare una formazione di base di nuovo assolutamente trasversale, ma anche per fare lavorare insieme, quindi un percorso di coprogettazione di quelle che poi saranno le attività che verranno realizzate utilizzando sempre la piattaforma, rispetto appunto a una policy importante come quella dell'Agenda 2030. Saranno coinvolte 25 persone circa che fanno parte della cabina di regia proprio dell'Agenda 2030, quindi questo invece sarà proprio un percorso rivolto, diciamo, all'interno dell'amministrazione. Quali sono le prossime sfide che ci poniamo? Intanto appunto vi ho parlato molto della nuova piattaforma, che naturalmente per noi rimane, sarà uno strumento fondamentale, sicuramente, come dire, il luogo sul quale garantiremo naturalmente in primo luogo la trasparenza, la tracciabilità di tutti i processi partecipativi, ma, come dire, non di solo piattaforme si vive, nel senso che abbiamo già ricominciato e speriamo di farlo sempre di più a utilizzare anche i momenti di partecipazione in presenza, laddove, come dire, la presenza ci consente magari di utilizzare metodologie che a distanza facciamo più fatica a utilizzare. Quindi per noi sicuramente, quindi, l'orizzonte è quello di una partecipazione che ormai da più parti viene definita ibrida. Abbiamo per questo anche, a valle di un percorso formativo dell'anno scorso, insieme alla società che ci ha seguito, che è Pares, realizzato proprio un manifesto anche della partecipazione ibrida, che peraltro a breve, insomma, annunceremo anche un piccolo webinar che faremo proprio per presentare questo manifesto, che è appunto l'output di un percorso formativo fatto l'anno scorso. Per quel che riguarda la piattaforma in specifico, sicuramente c'è un tema di scalabilità. Noi abbiamo scelto fin dal principio Desidim anche per questa possibilità che offre di abilitare una gestione multi-tenant. Cioè, cosa significa? Significa la possibilità attendere di poter come regione fornire come servizio sostanzialmente ai nostri enti locali, piuttosto che magari ad associazioni, la possibilità di utilizzare in autonomia delle stanze di Desidim. Questo è tutto un tema che
abbiamo, diciamo, collocato in una fase 2 di questo progetto, proprio perché in questa fase volevamo prima di tutto verificare attraverso questa sperimentazione il fatto che questa piattaforma fosse adeguata e comunque anche rispetto a quelle che possono essere le policy poi di utilizzo da parte di altri soggetti, l'idea è quella di arrivare a definirla anche in questo caso con un percorso di coprogettazione. C'è il tema naturalmente della formazione e dei servizi per tutti gli attori. Cosa significa? Significa che la nostra formazione è prioritariamente rivolta per ora agli operatori pubblici, ma appunto l'esigenza sempre più, che riprendo anche l'ultimo punto, è quello in realtà di avere una formazione che riguarda tutti gli attori del sistema della partecipazione regionale, nel nostro caso. Quindi significa che per fare buona partecipazione, naturalmente che siano formati gli operatori è molto importante, ma è molto importante che ci sia anche consapevolezza negli amministratori, è importante che ci sia una crescita, una consapevolezza anche da parte della società civile, dei cittadini in ultima istanza, che poi devono o meglio auspichiamo collaborino con la pubblica amministrazione, perché uscire dal paradigma bipolare amministrazione cittadini significa naturalmente che bisogna trovare anche dei linguaggi comuni, e sicuramente insomma su questo c'è ancora tanto da fare, e sono sicuramente, come dire, appunto le sfide per il futuro che ci poniamo. Con questo io ho concluso, trovate qui tutti i riferimenti della nostra piatta nel nostro sito, dove trovate anche materiali formativi anche dei corsi passati, della piattaforma, i nostri profili social, e anche se siete curiosi di sapere cos'erano quelle citazioni, per non annoiarvi oggi, però ho messo il link e così poi dopo potrete andarveli a vedere. Se avete domande anche rimango ovviamente collegata. Grazie. Grazie Sabrina. Adesso chiederei a Francesco Molinari di intervenire. A lui abbiamo chiesto di darci il suo punto di vista su come i progetti pilota possano contribuire all'innovazione della pubblica amministrazione. Grazie Francesco. Grazie a voi dell'invito. Saluto e ringrazio gli organizzatori, ma in particolare i partecipanti, perché come diceva Totò, a che serve una serva se non serve? E io vorrei parafrasarlo dicendo che senza partecipazione di che cosa parliamo e soprattutto a chi? E, diciamo che quando ho avuto l'invito molto gradito a intervenire oggi, mi sono domandato prima di tutto perché fosse arrivato a me, e mi sono reso conto che quest'anno sono 25 anni che mi occupo di questi aspetti. In particolare nel 97 uscì un rapporto dell'OCSE che per la prima volta credo introdusse quella quadripartizione che è diventata familiare a tutti tra informazione, consultazione, concertazione e partecipazione. Questi quattro momenti l'aveva inventati Anne McIntosh, che all'epoca insegnava a Edimburgo e insegnava questi temi, e io mi sono intrattenuto con lei parecchie volte in quegli anni. Quindi 25 anni, e allora giocando su questa mia età non più giovane, mi sono venuti in mente questi tre termini, vintage, retro ed evergreen, su cui vorrei strutturare i miei 10 minuti di intervento. Il tutto parlando di partecipazione politica. È importante ricordarci che la parola politica non è una parola né positiva né negativa, è una parola neutrale, e nella mia visione allude a un intervento diffuso di persone che aiutano i decisori a prendere decisioni. Abbiamo avuto dall'intervento di Sabrina Franceschini, che saluto, anche la contezza di come una regione italiana, ma probabilmente altri che sono aggregati a questo progetto, utilizzino la partecipazione anche come supporto alle loro politiche di sostegno alla regione stessa, alla crescita, allo sviluppo economico. Quindi la politica non vuol dire sinistra o destra, ma vuol dire aiuto alla decisione da parte di chi è legittimamente eletto, incaricato per assumere decisioni. E allora, giocando con le parole, prima vorrei partire con l'espressione vintage, che questa fotografia emblematizza, un oggetto d'epoca che oggi non esiste più,
ma che possiamo ancora avere, magari potrebbe essere una vecchia auto, vecchia di più di 25 anni, e che conserviamo perché, come si suol dire, non se ne fanno più. Io credo che il paragone in questo caso con il vintage sia con il momento in cui per la prima volta nell'umanità, nella storia dell'umanità, si è sentito parlare di partecipazione politica, secondo la mia decisione, ed è l'epoca di Pericle, circa 2500 anni fa, quindi più vintage di così si muore, ma è anche un ricordo che ci può dare degli insegnamenti per oggi, e cioè quali erano e quali secondo me sono ancora i sei elementi che bisogna tenere sempre in considerazione quando si fa o si tenta di fare partecipazione. E i sei elementi sono questi. Il primo è che deve esserci una condivisione, una ownership del processo, altrimenti i numeri saranno deludenti e l'intero meccanismo sarà destinato a fallire e a non ripetersi mai più, perché nessuno se lo vorrà più intestare, come diciamo noi oggi in italiano. Il secondo elemento è che ci deve essere una compatibilità o forse una complementarità con i processi amministrativi e istituzionali di cui stiamo parlando, e quindi non devo ritornare su questo perché ne ha fatto già una trattazione ampia Sabrina prima di me. Ci deve essere un rapporto costi-benefici vantaggioso, ci deve essere una situazione dove i risultati sono accettabili per le comunità coinvolte e ancora di più per le comunità che non sono coinvolte, perché la drammatica realtà è che all'epoca di Pericle sembrava che tutti partecipassero, ma in realtà era una cosa prettamente maschile e delle persone ricche e che non avevano la natura di schiavi. Qui da noi, certo, è opzionale, tutti teoricamente potrebbero partecipare, ma qualcuno negli Stati Uniti, forse 35 anni fa, si è preso la briga di calcolare quanto costerebbe fare questo tipo di partecipazione in tutti gli Stati Uniti ed è venuto fuori ovviamente un importo che a memoria non ricordo, ma potete considerare molto alto. Ci deve essere un legame con la fattibilità dal punto di vista tecnico e con le tecnologie esistenti, e quindi bene che piattaforme come Decidim abbiano una diffusione perché aiutano, e se aiutano, ricordatevi Totò. Finalmente, da ultimo, ci deve essere una continuità dei processi nel tempo. Questo di Pericle non era un esperimento occasionale, ma era ripetuto stabilmente, e questo dovrebbe essere, come ultimo elemento della ricetta vincente, una parte integrante di qualsiasi modello che pensiamo di introdurre. Detto ciò, passiamo all'altra parola, che è retro. Retro è un po' diverso da vintage, e questa foto lo emblematizza. Voi non vedete il modello di automobile che i miei nonni o i miei genitori usavano negli anni 50-60, ma ne vedete una replica fatta con tecnologie moderne, ma anche con uno stile che prende ispirazione da questo di cui vi stavo parlando. Che cosa possiamo citare come un esempio di partecipazione retro? Anche questo viene dagli Stati Uniti ed era chiamato Town Meeting, che in italiano sta per incontro dei cittadini o delle persone che fanno parte di una città. Anche questo era estremamente classista ed estremamente maschilista, quindi non lo prenderei oggi a esempio, però quello che era importante, che è importante tuttora sottolineare, è che i maschi adulti possidenti di un piccolo paese del New England, quando dovevano prendere decisioni importanti, le prendevano tutti insieme, indipendentemente da chi fosse in quel momento il sindaco o quello che poteva essere in quel momento l'autorità principale del paese. Qui è perché retro? Perché da una ventina d'anni si sono fatte ai due lati dell'Oceano Atlantico delle riflessioni sulla possibilità che il modello del town meeting, combinato con l'uso importante di tecnologie, possa dare un aiuto alla democrazia partecipata. Questo è un libro che è uscito una quindicina d'anni fa, edito da
da due amici, ma che ha una collezione di interventi interessanti sul tema ed è ancora in vendita nelle librerie online. L'idea è nata, come vi dicevo, sulla sponda ovest dell'Atlantico, è nata da questa associazione che si chiama America Speaks, che ha cominciato a riunire, come vedete, non tutti i cittadini americani, ma molte migliaia di cittadini in grandissime stanze per prendere delle decisioni, come organizzando, quello vedete meglio, in tavoli la discussione, in ogni tavolo persone dicono la loro opinione e qualcuno prende le minute che affluiscono ad un immenso server centrale dove vengono acquisite, organizzate e trasformate in domande per l'intero pubblico che nella fase terminale del town meeting prende delle decisioni attraverso un voto. Quindi la restituzione dei risultati è estremamente veloce ed estremamente chiara. I quattro punti in questo caso del modello di Electronic Town Meeting che io vorrei portarmi a casa e che vorrei regalare anche a chi sta usando Decidim, a chi sta partecipando a questo progetto pilota, è che questo modello da una parte rispetta la centralità delle opinioni e delle idee di tutte le persone che ai singoli tavoli hanno la possibilità di esprimersi e di esprimere la loro opinione anche se è deviante. C'è una policy specifica che è quella di rispettare e tutelare le minoranze di pensiero e tenerne conto nella formulazione dei quesiti su cui l'intera aula sarà chiamata a votare. C'è un tema, come vi dicevo, di immediata restituzione che è importantissimo per convincere le persone dell'importanza di questi esercizi. Mediamente il 90-95% non solo di chi partecipa ai town meeting, ma anche di chi partecipa a qualunque evento di partecipazione, il 90-95% si dichiara a fine riunione estremamente soddisfatto o molto soddisfatto. E da ultimo, la tecnologia, che non è nel caso del town meeting la stessa di Decidim, svolge però un ruolo critico, cruciale avrei dovuto dire, perché moltiplica la possibilità di far sentire le opinioni su grande scala e di misurare in modo chiaro l'opinione di una fetta importante di un paese, di una collettività. Queste immagini dicono che il modello del town meeting è arrivato in Europa, è arrivato in Italia in particolare, a Torino nel 2006, in Toscana, e in questo momento, sono arrivato tardi a questo incontro, a Palermo è in corso l'ultimo di una serie di town meeting in un progetto che riguarda la lotta alla disinformazione online. Finisco parlando di Evergreen, e quindi la foto dei Beatles ci sta bene, persone o cose del passato che continuano ad essere apprezzate oggi nonostante il tempo trascorso. Cosa c'è di Evergreen che ci può dare un insegnamento? Qui non è tanto vecchio per la verità, perché ha solo 10 anni, però 10 anni nel mondo scientifico sono una marea di anni, soprattutto vista l'accelerazione del processo di formazione e di gestione delle conoscenze che avviene ai nostri tempi. Questo è un modello di ecosistema di governo aperto che risale a un paper di professori che insegnano a Albany, a New York. Praticamente, come vedete, si parla di un ecosistema di governo aperto quando si intersecano tre aspetti che in qualche modo ho citato nelle slide precedenti: il governo in alto a sinistra, gli utenti o la società civile, le stesse imprese in basso, e a destra gli innovatori e in particolare i tecnologi. In realtà questo schema è interessante soprattutto perché ci manda tre alert su quello che potrebbe essere, in molti casi è, il rischio scusate, di cadere in una zona dove non c'è veramente un ecosistema. Perdonatemi. Allora, in alto vedete l'esempio di una partecipazione fatta senza gli stakeholder. Chiaramente, non devo dirvi io
Scusate. Non devo dirvi io di questo rischio. Nella parte destra vedete il caso di una partecipazione fatta senza il governo, che può funzionare. In Islanda, una decina d'anni fa, è stata fatta una rivoluzione, mandando a casa l'intero governo dopo che la crisi del 2008 aveva impoverito gli islandesi, e la causa di questo è stata addebitata al governo e anche alla banca centrale, che sono stati mandati a casa tutti quanti in modo silenzioso e ordinato, come un paese nordico è in grado di fare. Ma quella non era partecipazione, quella era una rivoluzione, oppure nel caso dei media potrebbe essere una critica politica. Infine, la partecipazione senza innovazione è possibile, ma onestamente dobbiamo domandarci se la partecipazione dei tempi di Pericle o la partecipazione del New England è esattamente quello che vogliamo, perché il limite invalicabile sarà sempre quello di far partecipare tutti, cosa impossibile, mentre la tecnologia in molti casi e l'innovazione dei processi in modo più ampio, come Sabrina ci ha raccontato prima, possono aiutarci a capire che cosa si può fare anche con numeri più piccoli, ma comunque raggiungendo gli obiettivi che la partecipazione si propone. Vi ringrazio, scusatemi per la tosse alla fine, vi saluto, vi auguro buon proseguimento. Grazie, grazie Francesco. Chiedo a Elisa di intervenire per le conclusioni. Grazie, grazie mille Sabrina, grazie Francesco per questo interessantissimo punto di vista. Condivido rapidamente lo schermo per l'ultimo intervento, che già vi anticipo, insomma, non mi farà perdere più di 5, al massimo 10 minuti. Allora, era interessante alla fine di questi interventi fare un po' delle riflessioni su questa sperimentazione, su questo periodo di sperimentazione, e magari poter pensare già a delle possibili evoluzioni che possono mettere a frutto queste esperienze. Da Sabrina Onano del Formez abbiamo anche ascoltato, come immaginavamo già, che per la conduzione dei percorsi pilota di governo aperto siano state fatte scelte anche differenti da parte di istituzioni con caratteristiche simili, ma anche con caratteristiche differenti in termini di storia, di competenze, anche di differente possibilità di sperimentare, perché no? Però che si sono comunque messe in gioco potendo applicare le teorie e i principi del governo aperto. In questa slide, speriamo che la vediate, eccola qua, abbiamo pensato fosse utile mettere a fattor comune tutte le esperienze che sono state fatte a livello di percorsi pilota, di progetti pilota, analizzandole attraverso quattro dimensioni, appunto i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce. E sicuramente come punti di forza sono emerse il contributo che le persone, quindi i dipendenti pubblici, e anche l'impegno che ci hanno messo nel portare avanti queste iniziative, nel poter individuare quale potesse essere il percorso del progetto pilota e quale miglior modo, quale miglior dimensione operativa potergli fargli assumere nei confronti di politiche strategiche del proprio ente. E anche la comunità di attori tecnici, permettetemi di difendere anche la mia categoria, ma devo dire che comunque è abbastanza viva ed è comunque disponibile a mettere in uso parecchie delle soluzioni sui progetti pilota che nella maggior parte si sono concentrati sulla partecipazione, quindi sull'utilizzo di una piattaforma che era una piattaforma open source Desilim, sulla quale si basa il portale Partecipa che abbiamo discusso poc'anzi. Inoltre, come punti di forza, non possiamo non dire che il fatto di aver diversificato le esperienze e le scelte è un punto di forza, perché ci ha consentito di raccogliere quante più stimoli differenti. Come punti di debolezza dobbiamo segnalare che comunque gli impegni delle persone che hanno portato avanti questi progetti erano abbastanza concomitanti, urgenti, e quindi non sempre c'è stata la possibilità di dedicarsi diciamo al 100%, e le competenze comunque erano distribuite in modo non omogeneo. Questo è un punto di debolezza, ma diciamo è stato in qualche modo colmato dal fatto
fatto di poter prevedere all'interno dei progetti pilota degli specifici percorsi di potenziamento delle competenze. Le opportunità sono relative appunto al fatto che si cerca di diffondere i temi del governo aperto e l'interesse che riscontriamo è un interesse comunque crescente e questa, non ci stancheremo mai di dirla, l'opportunità di aver coinvolto direttamente su questi progetti, come abbiamo sentito dalle parole della dottoressa Franceschini, anche i rappresentanti della società civile, dei cittadini, che in qualche modo hanno permesso di allargare il punto di vista su queste attività che dovevano essere portate avanti. Tra le minacce è sicuramente quello di avere, insomma, uffici con poche risorse dedicate, quindi è necessario innestare un po' più di consapevolezza sulle potenzialità del governo aperto e su come questo può migliorare i processi amministrativi. Giusto qualche slide per darvi una panoramica su, in prospettiva anche sugli argomenti che sono stati il fulcro, diciamo, di questi percorsi pilota. Come vedete le regioni Emilia-Romagna, la regione Emilia-Romagna si è concentrata sulla vita sociale di genere territoriale, la regione Puglia e anche sulla istruzione e sulla formazione, la regione siciliana, solo per fare un esempio, ha fatto un progetto un po' più di innovazione, sbilanciato sull'innovazione e digitalizzazione. Il Ministero della Transizione Ecologica, come da sua missione istituzionale, si è concentrato sulle tematiche green e la città metropolitana di Cagliari sulle infrastrutture e sulla mobilità sostenibile. Questa è una slide che invece è un po' più sulla prospettiva e permette di mettere in risalto come dei specifici percorsi pilota possono e potranno contribuire con i loro risultati anche su politiche strategiche di più alto livello, di più alto respiro. Come vi citavo nell'introduzione, il quinto piano nazionale d'azione per il governo aperto 2022-2023 ha tra le proprie azioni, le vedete riportate in slide, delle azioni per esempio hanno l'ambizione di costruire un hub della partecipazione e perché no i percorsi pilota che hanno sperimentato in questi mesi percorsi di partecipazione pubblica devono e possono contribuire con il proprio contributo a livello di esperienza. La stessa cosa vale per la formulazione di un forum, che è un forum dedicato che si chiamerà Forum Multi-Stakeholder, che in qualche modo avrà l'onere di gestire la comunità la community OGP Italia verso la costruzione, per esempio, della strategia nazionale per il governo aperto. Vado avanti andando rapidamente alle conclusioni, perché come abbiamo detto più volte, come hanno detto più volte i miei colleghi relatori, abbiamo capito che si tratta di un sistema complesso che mette in relazione l'innovazione tecnologica e quindi la linea 3 di quel progetto che vi illustravo precedentemente, ma la mette in relazione anche con altre dimensioni, che sono le dimensioni metodologiche, quindi di sperimentazione dei principi, e anche delle dimensioni di formazione, perché sperimentare significa mettere in atto delle azioni che siano tangibili, siano visibili, di quei principi che a volte possono sembrare un po' troppo astratti. E quale miglior modo di fare questo se non in un livello amministrativo che è quello locale, che è quello più vicino ai bisogni della gente, che è più vicino alle esigenze di trasparenza, di accountability, di partecipazione, di innovazione, che sono poi i principi del governo aperto. Le politiche istituzionali, le norme comportamentali e le leggi, che a volte sono abilitanti, a volte sono limitanti, queste fanno tutte parte di un contesto pubblico, però non ci dobbiamo dimenticare che questo contesto è caratterizzato anche dai dipendenti, dalle loro competenze, dalla loro possibilità, dalla loro apertura al cambiamento e alla sperimentazione, e sono queste persone, questi dipendenti che poi portano avanti dei percorsi pilota di governo aperto che hanno un impatto nei confronti di essi stessi in termini di esperienza, ma anche nei confronti degli utenti finali, che poi sono i cittadini che in qualche modo devono amministrare.
I progetti pilota che abbiamo cercato di realizzare fino ad ora, che abbiamo coprogettato insieme alle amministrazioni e in parte alcuni di questi realizzato fino ad ora, hanno cercato proprio di rispondere a questa esigenza e hanno cercato in qualche modo di governare attraverso queste tre dimensioni che, come vedete nel grafico, sono in qualche modo legate da una linea continua, no? Una linea circolare, proprio ad intendere che in qualche modo c'è un meccanismo di incremento di valore ad ogni iterazione. E quindi l'obiettivo qual è? Sicuramente incrementare il carnet di esperienze che ogni amministrazione ha intraprendendo un percorso pilota. E poi, perché no, creare delle soluzioni che sono riutilizzabili, soluzioni metodologiche, ma soluzioni anche tecnologiche, e raccogliere quindi degli strumenti da poter poi far diventare patrimonio di questo bene comune, così come viene da citare la campagna di Open Government Partnership, che dice: ognuno di noi ha una storia, ma insieme abbiamo una missione. E io con questo concluderei questo webinar, ringraziando chi è rimasto diciamo con noi fino alla fine, anche se abbiamo sforato di poco. Torno la parola a Sabrina. Ciao a tutti. Grazie. Anch'io ringrazio tutti, ringrazio le persone che sono intervenute, Elisa, Sabrina, Francesco. Ringrazio tutte le persone che stanno lavorando per la realizzazione di questo progetto, perché, come ha detto Sabrina, è un gruppo nutrito, sono tante professionalità diverse e quindi è veramente un lavoro di professionisti interni al progetto che si confrontano con le amministrazioni. È veramente un lavoro arricchente per tutti. Quindi vi ringrazio, grazie per gli interventi, grazie per averci seguito fino a quest'ora e buon fine settimana a tutti. Grazie. Ciao, grazie. Ciao Francesco.